Bentornati campioni d'Italia dal vostro anti-youtuber per eccellenza. Allora, a fine video vi parliamo delle maglie, dello sponsor, maglie retro, queste di Zamorano 1 più 8, ma adesso parliamo di calciomercato. Calciomercato, si era parlato di Kostic, si era parlato di Bellerin, si era parlato di qualche nome altisonante che potesse far sognare la realtà che l'Inter parla tricolore. L'Inter, così come noi campioni d'Italia parliamo tricolore, l'Inter è sempre più vicina a Giacomo Raspadori, ma per Raspadori si aspetterà la fine dell'Europeo sperando per un trionfo, e l'Inter vicina a Zappa Costa. Ragazzi, non prendiamoci in giro. Sostituire Zappa Costa Hakimi con Zappa Costa, a me non dico che mi fa cadere i coglioni per terra, però non mi entusiasma, ragazzi. Dopo è normale che Zappa Costa sarò il primo suo tifoso, saremo i primi, tutti quanti, dobbiamo, è un nostro dovere da tifosi, sostenerlo, tutto quello che volete. Ma ragazzi, a me sembra tornati con Zappa Costa sulla destra. Mi immagino, siamo tornati all'Inter di Candreva. L'Inter di Candreva, un giocatore che dà tutto, un giocatore veloce, potente, ma un giocatore che dal punto di vista qualitativo lascia a desiderare. Quindi, ergo, l'anno prossimo sarà l'anno, come lo è stato anche questo passato, di Matteo Darmian. Quindi, per me, sarà il nostro titolare inamovibile. Speriamo riesca a fare prestazioni della Madonna come l'anno scorso, che molti l'avevamo sottovalutato. Idem, il sottoscritto. L'anno prossimo sarà l'anno di Matteo Darmian, titolarissimo sulla fascia destra, e ha dimostrato in Champions League e in campionato di essere decisivo e di poter fare il titolare nell'Inter. Quindi forza Zappa Costa appena arriverà, ma soprattutto speriamo in una conferma dal punto di vista tecnico di Matteo Darmian. Poi, capitolo Raspadori. Raspadori, ragazzi, praticamente è quasi dell'Inter. Perché? Vi spiego il perché. Innanzitutto lui è tifoso dell'Inter, poi è normale che il calcio ci ha insegnato che tutti quelli che sono tifosi, poi come gli offrono un euro in più, vanno ad altre squadre. Però è italiano, è l'Inter di Beppe Marotta barra Simone Inzaghi. Dico Marotta perché già da qualche anno ha dimostrato che punta molto sui giocatori della nostra nazione, ok, no, della nostra nazionale, della nostra nazione, nostri connazionali. Ed è così che si fa gruppo, ed è così che si vincono le competizioni a lungo termine. Raspadori, oltretutto, mi sembra un nuovo Lautaro Martinez. Anzi, io vi dirò di più, io vedo molti più margini di miglioramento dal punto di vista offensivo per Raspadori che di Lautaro Martinez, che comunque è già un grande giocatore. Ma noi che cosa? Ci dicono che dobbiamo vendere Hakimi, che ormai ci ha salutato, ragazzi. Dobbiamo vendere Hakimi. E con che soldi paghiamo Raspadori? Ci giocheremo la carta Sebastiano Esposito di rientro in prestito dal Venezia. Ovviamente non possiamo cercare e dobbiamo vincere lo scudetto con Esposito prima scelta come punta, perché Sanchez lo vedo come trequartista. Come Esposito e Pinamonti come prima scelta in attacco dopo Lukaku, il duo Lula, Lukaku e Lautaro. Quindi punteremo tutto sul Raspadori come terza punta. Quindi, però dovremmo dargli Sebastian Esposito, un giocatore nella quale io non ho mai creduto. Un giocatore che sono felice se sfonda, e penso che il Sassuolo sia ormai la squadra dove qualsiasi calciatore che non vuole pressione, che magari non ha ancora quella personalità sviluppata perché ha 17, 18, 20 anni, la squadra migliore in cui andare adesso è il Sassuolo. Quindi si fanno felici le due parti. Il Sassuolo che può valorizzare un giocatore pagato zero perché daremo qualche soldo più Esposito, e magari tra 1, 2, 3 anni come Raspadori può essere venduto a 7, 8, 10, 20, 30 milioni. Glielo auguro ad Esposito, glielo auguro al Sassuolo. Per il resto, ragazzi, tutte le altre trattative, De Paul, quello, quell'altro, Neymar, Mbappé, sono tutte cagate. Ovviamente le testate giornalistiche, le applicazioncine devono scrivere qualcosa, perché non è che possono scrivere oggi non scriviamo nulla perché non abbiamo notizie. Ricordiamoci che l'Inter attualmente non comprerà nessun grande nome. L'unico grande nome è l'Inter stessa. Quindi
Quindi non dobbiamo essere demoralizzati, non dobbiamo neanche essere quelli che hanno l'anello al naso, che dicono: ah, va bene, Zappacosta per Hakimi, wow, perché non siamo stupidi. Però dobbiamo anche capire che intorno a noi nessuno sta comprando nulla. Se la Juve avesse comprato Kanté, mi sarebbero girati i coglioni a vedere che noi non compriamo nulla. Se il Milan avesse comprato in attacco, che ne so, Cavani, e ci sarebbero girati i coglioni, ma siccome non sta comprando nessuno, anzi, l'Inter è vero che ha venduto, però ha venduto a prezzo altissimo, e comunque Hakimi, ragazzi, lo rimpiangeremo a lungo, ricordatevi queste parole, ma siccome gli altri non stanno comprando, e noi, bene o male, di riffo o di raffa, ci stiamo riuscendo, e noi siamo gli ultimi che dovrebbero comprare, perché noi siamo i campioni da battere, ergo siamo i più forti di tutti. Ok? Quindi, prima di lamentarci su quello che abbiamo in casa, guardiamoci un attimo attorno dalle altre parti che stanno molto, ma non molto peggio di noi. Per il resto, se volete le maglie retro, ok? Replica a meno di 30 euro che calcio.com, link in descrizione. C'è una promozione dove chi indovina il risultato della vincente dell'Europeo gli mandano una maglietta, però dovete mettere un'email. Se non volete lasciare l'email, mettete un'email fittizia, ragazzi, e andate avanti nel sito, eh? Io sono sempre dalla vostra parte, quindi non di chi mi sponsorizza. Per il resto, codice sconto MB, usatelo. Per il resto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e forza Inter, mi raccomando, sabato alle 10 tutti in pinetina. Tutti, dal primo all'ultimo, in pinetina, perché dobbiamo abbracciare i campioni d'Italia e gli dobbiamo ricordare che quest'anno l'obiettivo è vincere. Seconda stella a destra, questo è il cammino. Iscrivetevi, raga!